Nello storming mediatico di questi giorni mi ha colpito la confusione che viene fatta tra influencer, web, social, app e imprenditori digitali. Allora ho pensato che servisse fare un po' di chiarezza. Due cose, ma fondamentali. Uno, gli influencer sono imprenditori di loro stessi che pubblicano i loro contenuti sulle piattaforme digitali. Non saprebbero costruirne una. Non sono imprenditori digitali, del digitale. Sono imprenditori della loro immagine, che viene pubblicata su piattaforme di terzi, ovvero chi le ha fatte. Quelli sono imprenditori digitali o del digitale. Un po' come se dicessero di essere editori di riviste, solo perché finiscono sulle riviste. Non è un sofismo. Almeno non lo è per chi come me crea piattaforme da tanti anni e lavora davvero nel mondo digitale. Non ci piace che venditori di rossetti, con tutto il rispetto, vengano definiti in modo che li mischi con noi. 2. Il web è una cosa specifica, non è internet. Internet è la rete che connette tutto. Poi ci sono gli strumenti che si usano. Ci sono gli altoparlanti intelligenti, che non sono quindi il web. Ci sono le app mobile, che non sono il web. Ci sono le smart TV, che non sono il web. Ci sono i siti internet, che sono il web. Il web, abbreviazione di World Wide Web, è quello che accade dentro il web browser. Chrome, Safari, Edge, il resto ha un nome diverso. Le persone del web non esistono e se proprio esistono sono quelle che trovi dentro a un ipotetico sito internet, quelli fatti in HTML per capirci. Spero siano utili per tutti. Un abbraccio.